partirei dalle tue ultimissime osservazioni per parlare un po' della genesi di questo libro. Questo libro in realtà è stato prima vissuto e soltanto successivamente è stato scritto, e in entrambi i casi con due modalità molto particolari. Il primo è perché per scrivere e raccontare quello che accade, quindi riportare le voci di queste persone, io ci ho vissuto per 3 anni. Ho voluto fisicamente vivere con i sans-papiers, dividendo un po' tutto, compresi anche 2 arresti, di cui uno piuttosto serio, perché poi sono dovuto entrare dall'esterno, diciamo, grazie all'influenza di una persona che in qualche maniera ha messo le carte dopo a posto, facendomi anche ripulire la fedina penale dall'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E quindi la possibilità per me di vivere quello che loro sono come persone, con le storie che si portano dietro da una loro vita precedente, prima di essere poi in prestito sul territorio che in questo caso specifico è l'Italia, ma potrebbe essere la Francia, il Belgio, la Danimarca o altri paesi comunque di accoglienza di quelli che sono i migranti. L'Italia al momento è un pontile buttato in mezzo al Mediterraneo ed è quindi il naturale approdo al momento. E ora nemmeno più questo, perché nel frattempo hanno scoperto le isole che sono più sicure, quindi mettono meno in pericolo, diciamo, chi si occupa del trasbordo dei clandestini. La seconda cosa è che nel momento in cui ho concepito l'idea di cominciare a vivere con queste persone per capire chi fossero, da dove arrivassero, che cosa hanno vissuto, che cosa in qualche maniera li ha plasmati e li ha portati poi alla fine trascinati per alghe e capelli sul nostro terreno, sul nostro territorio, e che io non avevo ancora pubblicato nulla. Non ero un poeta, non avevo rapporti con il mondo editoriale, non leggevo tantissimo, quello sì, leggevo forsennatamente poesia e altro, ma ancora non avevo pubblicato nulla. Per cui io vivo dal 2001 al 2003 con loro, raccolgo le storie, mi spezzo dentro, per cui a un certo punto devo allontanarmi da tutto quello che è la mia vita quotidiana, una vita quotidiana fatta di sicurezza, appartenenza al territorio, documenti in regola, la casa con l'acqua calda e, ironia della sorte, un lavoro in un grande hotel di 5 stelle. Io all'epoca lavoravo come concierge in un albergo di 5 stelle, qui da un lato sicurezza e, se vogliamo, anche opulenza, riflessa perché ci lavoro soltanto, però opulenza, e dall'altra la privazione più totale, più completa di beni e di diritti. Mi spezzo, mi rifugio in una casa che è di proprietà di una conoscente, per cui inoltre po' pavese, quindi in un'area di vigneti e di null'altro, non c'è nulla lì, se non aziende vinicole sparse per le colline, e rimango in isolamento cercando di rimettermi io insieme, essendomi ormai perso, per circa 6 mesi, e scrivo un altro libro, un libro che a dire la verità parla di me e di come in qualche maniera devo cercare di ritrovare la mia identità. Bizzarramente quello che viene scritto come secondo libro, perché in realtà io avevo già cominciato a mettere insieme dietro a questo, viene pubblicato per primo. Ed è strano perché la prima versione della posta arriva, poi totalmente rivista, e vi dirò perché l'ho voluta rivedere, è stata faticosa, profondamente faticosa, perché mi sono veramente domandato appunto quale linguaggio adottare, perché avevamo già la cronaca quotidiana di giornali, dei servizi televisivi, cominciavano ad apparire i primi libri di saggistica su quello che sono comunque i fenomeni migranti, come affrontarli, cosa no, come, quando, perché. Insomma, c'era già una letteratura comunque che cominciava ad emergere nel 2001, tenendo conto che comunque la prima nave di albanesi in Italia è arrivata nel 91, e dal 91 al 2001, quindi dopo 10 anni, ancora ci si domandava cosa fare, come intervenire, e un po' si cascava dal pero. E la risposta me l'ha data, quando io poi sono tornato a Milano, un uomo molto anziano, e questo fuori dal centro di accoglienza,
centro di permanenza contemporanea, il CPT come all'epoca venivano chiamati, di via Corelli a Milano, un uomo che attendeva il nipote chiuso dentro, e mi indica le farfalle, mi indica quelle piccole farfalle bianche, le cavolaie, che credo che nascano o appaiano poco dopo i temporali e che comunque hanno una vita molto breve, ed è quello che appunto lui mi dice. Abbiamo una vita breve anche noi esseri umani, solo che noi esseri umani abbiamo molta meno leggerezza. In quel momento ho capito che non dovevo entrare io come un caterpillar all'interno di un dettato, di una poesia, di una scrittura, dovevo portare completamente le loro voci all'interno del mio testo, in qualche maniera con anche delle imperfezioni linguistiche, qua e là, poco, ma appaiono, utilizzando la loro lingua e la mia mista continuamente in un'andata e in un ritorno, sovrapponendoci, un po' come io mi ero sovrapposto con la loro esistenza, o come loro si sono poi sovrapposti cercando di venire ad abitare in un territorio che alla fine li rifiuta. E tornando a casa, finalmente, avendo capito come potevo in qualche maniera scriverlo, inizio a riprendere i nomi di tutte le persone che avevo incontrato, delle centinaia di persone che avevo incontrato, scriverli su questa lavagna, sui posti, e appendermela in casa, ascoltare musica, la loro musica balcanica, africana, nordafricana, sovrapposta a quella che è la voce italiana delle radio, delle televisioni, e proiettando sul muro con un proiettore immagini di sbarchi, immagini riprodotte anche malamente, ma non mi interessava la qualità, mi interessava ritornare all'interno della loro esistenza. E in questa sorta di bombardamento di più cose inizio a scrivere la posta di io, che tra l'altro non ci mette anche poco, devo dire, a uscire, ed esce in sequenza, quindi così come poi è stata pubblicata, così è stata scritta, non c'è una manipolazione successiva di testi che si montano per l'effetto. E a distanza di anni dalla prima pubblicazione, a distanza di anni dal primo giorno vissuto coi clandestini, ho sentito l'esigenza di riprendere in mano questo libro, di rivederlo interamente, di riattualizzarlo in parte nella lingua, perché mi sono reso conto che non era cambiato nulla ancora. Dal 91 al 2011, quindi dopo 20 anni, ancora non era cambiato nulla. O meglio, alcune cose sì sono state cambiate, i centri di permanenza temporanea non si chiamano più così, hanno cambiato nome e sono dei lager forse peggiori di come erano prima, perché almeno all'epoca erano nuovi, adesso neanche più questi. Sono cambiate determinate leggi, se vogliamo, che in qualche maniera hanno semplicemente mutato la forma, ma rimangono esattamente quelle che sono, quindi totalmente inconcludenti. Sono mutati gli atteggiamenti politici. Se nel 1991 tutto sommato si guardava questa nave di albanese arrivata e che ci salutavano dal pontile e da tutte le superfici, perché quella nave credeva ne portasse 21.000, su una sola nave c'erano 21.000 persone, c'era il rischio di affondamento, e per noi rappresentava una sorta di sorpresa, guarda cosa succede, a distanza di 20 anni rappresentano non soltanto per l'Italia come territorio un fastidio e un impiccio politico-economico dalla quale non sappiamo uscirne, per cui c'è questa partita ping pong ormai interminabile tra la comunità economica europea e tra Bruxelles e l'Italia, spetta a noi, spetta a voi, spetta a tutti, non spetta a nessuno. E nel frattempo queste persone, come vedete dalle cronache, affondano, si cuciono le labbra perché sono trattati in maniera disumana. Un uomo che arriva a cucirsi le labbra, la bocca, con il filo di un materasso, con un ago improvvisato per protesta, suppongo debba smuovere le coscienze, no, non lo ha fatto, fondamentalmente è successo che non lo ha fatto, per cui ho voluto comunque riscrivere questo libro, non dando comunque delle risposte, ma nuovamente riportando quello che sono le loro esistenze. E una cosa che ho voluto fare in questa nuova edizione, come giustamente ha sottolineato Massimo, è creare nell'indice un indice dei nomi. Perché? Per due ragioni. La prima è per
più importante ed è personale, mi stavo dimenticando, io stavo dimenticando queste persone, mi stavo negando per una seconda volta. E la seconda è perché queste persone andavano nominate. Non averlo fatto nella prima edizione è stato un errore, perché queste persone nel nome, in quello che è la possibilità di nominarsi, fondano comunque una dignità, e forse l'ultima cosa che gli rimane dopo aver perso una nazione, la famiglia, tutto, almeno il nome gli andava lasciato, e allora l'ho reintrodotto, colpevolmente avendone perso qualcuno, tra l'altro. Però vi darei un esempio, magari leggendo dei testi, di come questa scrittura in qualche maniera è andata trovando quella che è la forma che Massimo sottolineava poc'anzi. Il libro è diviso in tre sezioni: il momento prima della partenza, quindi quella che è la ragione scatenante per una partenza, e di norma sono solamente due: guerra e fame; il come avviene il viaggio, e per semplicità di narrazione ne ho affrontato soltanto uno, perché è quello più noto, per barca via mare. In realtà ci sono molti altri modi, arrivano nascosti nei tutti i fondi dei camion, questo passando dalla Spagna all'epoca. Qualcuno riusciva a saltare il confine con la Slovenia, altri passavano da Trieste all'interno dei camion, dei container, molto spesso morendo soffocati perché non c'erano aria, perché erano schiacciati all'interno delle merci. Però per semplicità nella seconda sezione affronto soltanto il viaggio di mare. E la terza sezione, forse quella di più ampio respiro, è che cosa accade una volta che sono arrivati qua da noi. Niazin, 22 anni, Pribot, Serbia. E dove altro credi possibile la mia presenza, se anche la mia terra è contro? Non rimane niente altro che la cancellazione, ripeteva, un dirsi presenti anche senza il luogo. Adesso conta, diceva, fai la somma dei rimasti. Sottratti gli urti, i lampi, i sacchi senza nome, o le cataste di arti e bocche colme di vuoto, avrai la misura del rimanere, l'innominata ampiezza. Sedomir, 21 anni, Sofali, Serbia. Come uno qualunque diventasse un soldato, stupiva. Apprendisti lavorare la carne un tanto al chilo, fabbricarne senza smaltire. Come lui in tanti, diceva, improvvisati ovunque nel corredo lordo, entrare in casa, nella figlia, nel vicino, con il corpo o un appendice. Bastava aprire l'uscio o il ventre. Fare un buon lavoro, diceva, che Dio ci guarda. Ruffa, 23 anni, Potoli, Bosnia Erzegovina. Dipende l'attenzione dal numero che bevi o dal dolore personale, mi chiedeva. Così spera l'uno di non trovare un caro reso astratto dalla morte, o solo un altro volto da contare. La presenza della vita come stone, in paragone. Sui passaporti, gli occhi vividi nelle foto e l'opposto. Da non credere, diceva, vedere i documenti sparsi attorno ai corpi, i portafogli alla rinfusa dopo il pasto dello stupro, rimasugli da sciacalli. Nemmeno un passo riesce dopo, mentre fermi a quelli in piedi, tanta vita resta attorno da stordire. Per come pesa il testimonio, per non sapere che cosa fare. Ruffa, 23 anni, in realtà era stato arruolato in quanto apprendista infermiere da quelle che erano le forze della Croce Rossa italiana. E accade di questo racconto in specifico accadde quando loro arrivarono in questo villaggio,
con mezzi di fortuna, non soltanto le ambulanze della Croce Rossa, perché spesso semplicemente loro si spostavano con mezzi di fortuna, scoprendo che un intero villaggio era stato sventrato, stuprato, ogni singola creatura, cani e gatti compresi, erano stati ammazzati. E le donne violentate, anche la morte, è successo, e poi chiaramente valuta e beni portati via, chiaramente le case sono state buttate per aria per portare via tutto. Io ricordo Ruffin quando l'ho incontrato, 23 anni l'età che aveva all'epoca, non quando l'ho incontrato io, importante anche l'età di queste persone, perché era al centro di questo paesaggio a prima vista consueto e totalmente ribaltato, con queste piccole colonne di fumo che salgono dalle case, un silenzio spettrale che regna su tutto e schiaccia, con questo cielo che in qualche maniera sembra seppellire tutto quello che sta sotto, e queste persone che si guardano intorno e non sanno materialmente da che parte cominciare. E questo è Senad che lo accompagnava. Senad, 17 anni, nato a Bari, in Montenegro. Tra i corpi e i fuochi regnava dopo la pace di ogni primo gennaio, quel silenzio di un qualcosa che era appena cominciato, ma era marzo allora, o forse novembre. Io guardavo i buchi a terra, i resti umani, rinunciare a una cosa, apparire sul terreno in gesti immobili, sguaiati, braccia aperte, teste torte, altri assieme alla rinfusa, la cenere sui bordi, al centro, a lato strada alzata in zolle, contro le case, dentro le stanze, quelle grida, quei rumori, scoppi come a festeggiare un capodanno, e chi segnava una tacca sul fucile per contare, e arrivati al 31, proseguire. Nura, 26 anni, Goye, Somalia. Questa donna in fuga con i bambini piccoli, uno appena nato e due leggermente più grandi, ha camminato per 28-29 chilometri a piedi, senza liberi e senza abiti praticamente, se non uno straccio buttato addosso, per raggiungere quello che è uno dei campi delle Nazioni Unite, i Castelli. All'epoca era un campo piuttosto importante, adesso è diventata praticamente una città ed è popolata approssimativamente da 45.000 persone, nelle stesse identiche condizioni in cui era. Allora, Nura, 27 anni, Goye, Somalia. Margini, confini che non sono da ignorare ancora, e lo spazio del campo concesso per il tratto di pace. Alcuni incolumi chiedevano all'infermiera e mostravano le foto, altri sotto i teli. Il lezzo di vita persa è uguale in ogni posto. Dio qui non ha tempo, pare, di mettere fine agli opposti, e arrivi e tende e veli stesi sopra i visi e soldati in casco blu ad osservare quanto assente è il pudore, e la vita se persegue. Io proseguo, ma se avete delle domande, tutti, interrompetemi tranquillamente. Tomo, 42 anni, Brazzeno di Su, Montenegro. L'esodo a meno oltraggio del sepolcro, credimi, così l'assenza seppellisce, ma solo nella memoria. Agli scomparsi corpi non pesa il luogo vacante, come a chi scava. Parlando con loro, perché li ho incontrati tantissimi uomini,
alcuni casi erano sì accampamenti di fatti all'interno di fabbriche nella cinta milanese, stabilimenti degli anni 60, 50, 70, ormai chiusi e destinati all'abbandono come gli stabilimenti ex della Falck, vasti abbastanza per ricreare all'interno con le mura ancora di cinta che chiaramente chiedevano stabilimento, vasti abbastanza per creare interi villaggi all'interno. E in altri casi erano appartamenti in centro città, vuoti se non per il bagno e per i letti a castello che potevano costruite appositamente per chiaramente massificare quello che è l'affitto. All'epoca si pagava 40.000 lire a posto letto a notte, e i letti a castello erano su quattro file più i materassi buttati a terra, senza coperte, senza nulla, solo il materasso. Ed era incredibile, nonostante tutto, come tutti loro fossero all'epoca ancora riconoscenti alle persone che le avevano traghettati per mare. All'epoca si pagava più o meno 2 milioni e mezzo di lire, 3 milioni, in taluni casi anche 5 milioni per il trasbordo, 5 milioni per arrivare fisicamente sulle coste pugliesi, in altri casi invece ci si fermava prima, quindi dovevano terminare, diciamo, l'arrivo a nuoto. Però per arrivare fisicamente sulla spiaggia, ecco, per essere sbarcati però in Italia, non su un'isola, non su uno scoglio a Lampedusa, si pagava, e tutti erano riconoscenti per questo. E riscrivendo il libro mi sono accorto di come sia cambiato in peggio, in maniera endemica, anche il rapporto che si ha con le persone, che anche all'epoca comunque erano considerate merci, punto. Era semplicemente un pacco da caricare su una sponda da portare dall'altra parte del mare. In 20 anni sono cambiate veramente tanto in peggio, perché adesso, all'epoca per esempio, piuttosto che buttarli a mare si tornava indietro. E molti l'hanno detto, ci hanno riportati indietro, magari hanno dovuto rifare la stessa strada 3 volte. Adesso semplicemente li gettano a mare, dicendogli la costa è vicina, magari mancano 7, 8, 15 chilometri. Però qualche testo appunto su come avviene questo trasbordo. E sono cambiati anche i punti. Adesso è la Libia, all'epoca in realtà partivano dalla Tunisia. Poi la Tunisia ha avuto tutta una serie di rapporti commerciali molto stretti con l'Italia, e non era più conveniente chiaramente permettere che le coste fossero utilizzate per le partenze dei migranti. Tutto è stato spostato in Libia, dove fondamentalmente tutti hanno fatto finta di non vedere nulla e che non ci fosse neanche il problema, sorprendendosi poi quando è saltato fuori che partivano in realtà tutti dalla Libia. Ndiaye, 18 anni, Senegal. Ricompone, vedi, la gente dalla penultima vita, col giuramento insistente di chi la vita spende senza perderne, non del tutto almeno. Sul piazzale, ricomposti a casa, iniziavano la conta: chi viene, chi è venuto o è già partito, chi ricomincia e chi lascia dal gradino per Londra, in fila uno ad uno, traghetta, mi dicevano. Anche affondare e finire più in alto del fondo. Arbe, 23 anni, Tirana, Albania. C'è gente appesa perfino sui pali delle navi, lo sguardo che accusa e spunta o non crede. Dopo la voce italiana, il motore spegne e qualunque suono riassorbe fino al beccheggio, ai corpi fermi. Procedure, dice, le tue leggi uguali sempre. Sotto scorta fino al porto, e poi la fonda, lo sbarco diritto fino al recinto, accumulare le presenze come merce di stoccaggio. Non più di poco, ripete, poi si rimpatria, così come si arriva. Non si vede il numero, non si conta nemmeno quanta legione per nave al giorno, sperare la terra.
e nonostante le preghiere rimbalzare. E una delle persone che più, sono state tre in particolare le persone che più mi hanno toccato all'interno di questo percorso, ognuna profondamente importante, però sono state tre le persone che in qualche maniera hanno segnato il percorso della scrittura di, questo, di questa raccolta. Mohammed, di cui leggeremo la poesia per ultima, se vogliamo, per te non ultima, che è la persona che in qualche maniera mi ha indicato come utilizzare il linguaggio e la somma, diciamo, dei pesi delle creature, questo uomo anziano, un ragazzo che è forse il segno della speranza di cui leggeremo in chiusura la poesia, e Rifati, questo uomo di 56 anni che è sfuggito alla pulizia etnica che c'è stata in Bosnia, in quella che all'epoca era un altro territorio che poi è diventata Bosnia e Erzegovina, che è sopravvissuto all'eccidio della famiglia e soprattutto a un gioco per filo della milizia. Lui era insegnante di musica e la milizia per gioco ha cominciato a spaccargli ogni singolo osso della mano per vedere come avrebbe suonato dopo. Gli spaccavano un osso e gli dicevano adesso suona. Gli spaccavano un osso e poi gli dicevano adesso suona. E io l'ho incontrato, suonava e dava lezioni di musica. E questo è, diciamo, il riassunto di questa storia. Raccontava del mestiere svolto a casa, degli studi, delle ripetizioni, di certi viaggi per concerto. È cambiata la mia vita. E le Maristotte adesso nascondeva per vergogna. Suonava ancora. Le mani rotte dai plotoni lo ricordano il mestiere, diceva. E fra tutti devo dire, straordinaria la battaglia, sapendo che comunque l'Italia è soltanto un paese di transito, una sorta di pontile verso altri luoghi dove li attendono altre persone, la Germania per esempio per quanto riguarda alcuni paesi arabi, la Turchia, la Danimarca. Nel mentre che erano in Italia, comunque lo sforzo era quello di cercare di imparare la lingua, per cercare di non integrarsi, forse per camuffarsi, forse per in qualche maniera rendersi indipendenti, forse per cercare di non essere del tutto un peso, almeno quando ci si rapporta con polizia, autorità, enti vari. Studiavano, comunque cercavano di studiare, di apprendere un altro idioma che poi è il nostro. E questa è la storia di Rayan, 21 anni, da Gap, Algeria, che ironizzava su questo desiderio di imparare la lingua da un lato, dalla nostra incapacità di comprenderli dall'altra, e sull'importanza comunque di avere sempre delle carte che comprovino chi sei. E era scritto il nome andando a capo, ma meglio male inteso che legato al polso e ritornare. Sono l'uomo legale, diceva spiegando la carta, sono un corpo nominato e solo scritto ho valore. Da chiamare per quello che è l'uomo, col nome del sangue, anche se il permesso alla pace, sulla carta o sul marmo si ricava. E deve bastare.